nuovamente ben trovati da Stefano Leszczynski e da Gustavo Messina dall'altra parte del vetro per questa domenica 23 di luglio. Siamo in attesa che inizi l'Angelus di Papa Francesco dallo studio del Palazzo Apostolico su Piazza San Pietro. Quelli che sentite sono i rumori dei fedeli che si stanno ancora radunando in Piazza San Pietro, come al solito un clima molto festoso, amplificato anche dal fatto che si è appena conclusa la celebrazione per la giornata odierna, che è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, e che ha visto radunati nella Basilica di San Pietro circa 8.000 fedeli per questa celebrazione, che ha voluto sottolineare ancora una volta l'importanza del legame soprattutto tra le generazioni, e quindi dei nonni con i nipoti e degli anziani con i giovani, tanto da essersi conclusa con la consegna della croce da parte degli anziani ai giovani in partenza per la giornata mondiale della gioventù a Lisbona, che è in programma dal 1 al 6 agosto e che vedrà anche la partecipazione attesissima di Papa Francesco a partire dal 2 di agosto. Si tratta della 37esima giornata mondiale della gioventù, lo ricordiamo, questa del 2023. Nonostante il sole e un caldo che inizia a essere piuttosto importante nella capitale, sono tantissimi i fedeli in piazza, in attesa che Papa Francesco si affacci alla finestra del suo studio. Il drappo è già esposto ed ecco il Papa, lasciamo a lui la parola. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo oggi ci offre la parabola del grano e della cizzania. Un agricoltore che ha sparso del buon seme nel suo campo scopre che un nemico di notte vi ha seminato cizzania, una pianta dall'aspetto molto simile al grano, ma una pianta infestante. In questo modo Gesù parla del nostro mondo, che in effetti è come un grande campo dove Dio semina grano e il maligno cizzania, e perciò crescono insieme bene e male, il bene e il male crescono insieme. Lo vediamo dalle cronache, nella società e anche in famiglia e anche nella Chiesa. E quando assieme al buon grano scorgiamo erbe cattive, ci viene voglia di strapparle via subito, di fare piazza pulita subito. Ma il Signore oggi ci avverte che è una tentazione fare questo. Non si può creare un mondo perfetto e non si può fare il bene distruggendo sbrigativamente ciò che non va, perché questo sortisce effetti peggiori. Si finisce, come si dice, con gettar via il bambino insieme all'acqua sporca. C'è però un secondo campo dove possiamo e fare pulizia, il campo del cuore, il nostro campo del cuore, l'unico su cui possiamo intervenire direttamente. Anche lì ci sono grano e cizzania. Anzi, è proprio da lì che tutte e due si spandono nel grande campo del mondo. Fratelli e sorelle, il nostro cuore, infatti, è il campo della libertà. Non è un laboratorio asettico, ma uno spazio aperto e perciò vulnerabile. Per coltivarlo come si deve, bisogna da una parte prendersi cura
con costanza dei delicati germogli del bene, dall'altra individuare e sradicare le piante infestanti nel momento giusto. Allora guardiamoci dentro ed esaminiamo un po' che succede, cosa sta crescendo in me, cosa cresce in me, di bene e di male. C'è un bel metodo per farlo, quello che si chiama l'esame di coscienza, che è vedere cosa è successo oggi nella mia vita, cosa ha colpito il mio cuore e quale decisione io ho preso. E questo serve proprio a verificare, alla luce di Dio, dove ci sono le erbe cattive e dove è il seminare buono. Dopo il campo del mondo e il campo del cuore c'è un terzo campo, lo possiamo chiamare il campo del vicino. Sono le persone che frequentiamo ogni giorno e che spesso giudichiamo. Come ci è facile riconoscere la loro cizania e quanto è difficile invece saper vedere il buon grano che cresce. Come ci piace spelare le altre, come ci piace. Ricordiamoci però che se vogliamo coltivare il campo della vita è importante ricercare innanzitutto l'opera di Dio, imparare a vedere negli altri, nel mondo, in se stessi, la bellezza di quanto il Signore ha seminato, il grano baciato col sole con le sue spighe dorate. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di saperlo scorgere in noi, ma anche negli altri, cominciando da chi ci sta vicino. Non è uno sguardo ingenuo, è uno sguardo credente, perché Dio, agricoltore del grande campo del mondo, ama vedere il bene e farlo crescere fino a fare della mietitura una festa. Allora anche oggi possiamo porci alcune domande. Pensando al campo del mondo, io so vincere la tentazione di fare di ogni erba un fascio? Di fare piazza pulita degli altri con i miei giudizi? Poi, pensando al campo del cuore, sono onesto nel ricercare in me le piante cattive e deciso di gettarle nel fuoco della misericordia di Dio? E pensando al campo del vicino, ho la sapienza di vedere ciò che è buono e senza scoraggiarmi per il limite e le lentezze altrui? La Vergine Maria ci aiuti a coltivare con pazienza ciò che il Signore semina nel campo della vita, nel mio campo, in quello del vicino, il campo di tutti. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, in questo modo, Domine, mentibus nostris infund, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione cognom, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, oggi, mentre molti giovani si apprestano a partire per la Giornata Mondiale della Gioventù, si celebra la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Per questo sono accanto a me un giovane e una nonna, il nipote e la nonna. Un applauso a ambedue. La vicinanza tra le due congregazioni, le due giornate, sia l'invito a promuovere un'alleanza tra le generazioni di cui c'è tanto bisogno, perché il futuro si costruisce insieme, nella condivisione di esperienze e nella cura reciproca tra i giovani e gli anziani. Non dimentichiamoci di loro. E facciamo un applauso a tutti i nonni e a tutte le nonne. Forte! Si stanno sperimentando qui e in molti paesi eventi climatici estremi. Da una parte varie regioni sono interessate da ondate anomale di caldo e colpite da devastanti incendi. Dall'altra, in non pochi luoghi vi sono naufragi e inondazioni, come quelle che hanno flagellato nei giorni scorsi la Corea del Sud. Sono vicino a quanti soffrono e a coloro che stanno assistendo le vittime e gli sfollati. E per favore, rinnovo il mio appello ai responsabili delle nazioni perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare. Che guarda tutti, proteggiamo la nostra casa comune. E adesso desidero attirare l'attenzione sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa. Migliaia di esse, tra indicibili sofferenze, da settimane sono intrappolate e abbandonate in aree desertiche. Rivolgo il mio appello, in particolare ai capi di Stato e di governo europei ed africani, affinché si presti urgente soccorso e assistenza a questi fratelli e sorelle. Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e di disumanità. Il Signore illumini le menti e i cuori di tutti, suscitando sentimenti di fraternità, solidarietà e accoglienza. E continuiamo a pregare per la pace, in modo speciale per la cara Ucraina, che continua a subire morte e distruzione, come purtroppo è accaduto anche questa notte a Odessa. E saluto tutti voi, romani e pellegrini d'Italia e di tanti paesi, in particolare quelli provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dall'Uruguay, ne sono tanti. Anche le studentesse di Buenos Aires e i fedeli della diocesi di Legnica in Polonia. Saluto anche il gruppo cicloturistico 40 anni dopo di Cogorno e i partecipanti all'iniziativa Pedalar per la Paz e i bambini accolti da alcune comunità del Lazio. A tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me e anche preghiamo per questa nonna e questo nipote e con tutti i nonni e con i nipoti. Buon pranzo e arrivederci.
Io scendo e vi lascio il posto. E come non aggregarsi agli auguri di Papa Francesco per i nonni e per gli anziani in questa giornata così speciale che avete sentito? È direttamente collegata anche a quella che è la prossima giornata della mondiale della gioventù a Lisbona. Siamo in chiusura di questo spazio di radiocronaca per l'Angelus, moltissimi i temi di attualità toccati da Papa Francesco con grande apprensione, in particolare la sorte di migliaia di migranti intrappolati nelle regioni desertiche, nelle aree desertiche del Nord Africa, in particolare tra la Tunisia e la Libia. Ricordavamo prima la drammatica fotografia della madre e di sua figlia riverse sulla sabbia del deserto e morte di stenti. Un forte appello al mondo della politica, dei responsabili dei paesi, perché facciano qualcosa, vadano in soccorso, assistano queste persone in stato di emergenza e di stringente necessità, e la speranza che Dio possa illuminare le loro menti. Restituisco la linea alla regia, poi ci possiamo risentire ancora per qualche minuto. Ringrazio Gustavo Messina per l'assistenza di regia e saluto chi si è collegato attraverso Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio Nuova Trieste e In Blu Radio per questa radiocronaca. Tra poco.